Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi ho qui in prova Dragon Touch Notepad K10, un tablet Android che attualmente si trova a soli 119€, che sicuramente non vincerà nessun premio per la massima velocità, ma offre davvero tanta concretezza ad un piccolo prezzo a tutti coloro che stessero cercando un tablet Android in grado di riprodurre video, navigare sul web, accedere ai social o seguire video lezioni a distanza senza bisogno di svuotare il conto corrente. Se vuoi sapere di più e vedere come va questo tablet, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Eccolo qui il nostro Dragon Touch Notepad K10, quindi si tratta di un dispositivo completamente realizzato in plastica nera. A rompere la monotonia ci pensano queste due sottili righe color metallo presenti sul retro. Lo voltiamo per vedere il frontale, eccolo qua, lo accendo anche. Il frontale presenta appunto lo schermo che è contornato da queste cornici di plastica nera piuttosto spesse. Tutto il frontale è ricoperto da una lastra di vetro e qui sotto non sono presenti pulsanti fisici perché si utilizzano appunto i pulsanti virtuali a schermo di Android. Sul lato lungo destro è presente il foro per la webcam, mentre qui sul lato troviamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, il bilanciere per regolare il volume, il pulsante accendi e spegni e il foro di reset. Sempre sul retro non abbiamo parlato della cam principale, eccola qui, 8 megapixel, e del piccolo flash LED che si trova di fianco. Qui sopra invece abbiamo questo sportellino che una volta rimosso consente di inserire una scheda micro SD. Qui in basso invece troviamo le due piccole feritoie per l'audio. Qui in alto invece ci sono le porte, una micro USB, purtroppo niente Type-C, e ben trovata una micro HDMI che consente di collegare il tablet alla TV o a uno schermo esterno. Ottima soluzione questa porta, ne parliamo fra poco. Il tablet misura 24x16 cm e 0,9 mm di spessore, quindi non è un tablet particolarmente spesso. Il peso invece 500 grammi, non è quindi un peso piuma, non è eccezionale quando pensiamo di tenerlo disteso in mano a lungo, magari sul letto per guardare un video. Nessun problema invece nell'uso classico da divano in cui lo appoggiamo sul bracciolo oppure lo utilizziamo appoggiato sulle gambe. Lo schermo di questo Dragon Touch Notepad K10 è uno degli elementi che ci ricorda che si tratta di un dispositivo di fascia comunque medio-bassa. In particolare il display ha una risoluzione di 1280x800 pixel, che spalmati sulla diagonale di 10.1 pollici fanno sì che la densità sia pari a 150 pixel per pollice. Si tratta dunque di un numero piuttosto modesto che permette a questo tablet di essere più che buono per l'utilizzo video, magari la riproduzione di video su YouTube, le videoconferenze, navigare sul web, sfogliare i social, però non lo rende uno strumento ideale per chi ad esempio debba leggere testi. Perché? Perché soprattutto i testi molto piccoli con una risoluzione così bassa tendono ad essere un pochino sfocati. Ora, tramite il video non si vede bene, non riesco a rendere l'effetto, però soprattutto se siamo abituati ad uno smartphone moderno che magari utilizza un display full HD, la differenza è notevole. Parliamo rapidamente delle prestazioni. Sul materiale marketing si parla genericamente di una CPU quad core da 1,3 GHz, ma utilizzando i vari strumenti diagnostici scopriamo che si tratta di un MediaTek MT8163, un modello 64 bit composto da 4 core Cortex A53 e rivolto alla fascia più bassa del mercato. La GPU è una Mali 720 MP2 di fascia equivalente e ci sono in dotazione 2 GB di RAM. In condizioni normali sarebbero sotto a quello che giudichiamo il minimo per il 2020, però per l'uso tipo previsto per questo tablet, quindi come dicevo prima, riproduzione di video, navigazione sul web, accesso ai social e videoconferenze, vanno più che bene. Il benchmark Geekbench 442 conferma quanto ci aspettiamo, quindi un punteggio di 596 punti per il single core e 1693 in multicore, quindi una piattaforma che si posiziona ai piedi della classifica.
Benchmark a parte, come va questo tablet? Beh, va meno male di quanto lasci immaginare i dati numerici. In particolare l'accesso è sempre abbastanza fluido. Io l'ho utilizzato per un paio di settimane per riprodurre filmati in 720p da YouTube, perché in 1080p non sono accessibili proprio per via della risoluzione dello schermo. Navigare sul web, accedere ai social, anche ho fatto un po' di gaming non troppo impegnativo e, nonostante appunto la componentistica sia di fascia bassa, non ho mai avuto grossi problemi di prestazioni. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, eccolo qua. Abbiamo un 32 GB nominali on board. Non appena accendiamo il tablet e facciamo tutti gli aggiornamenti, scendono a 25 GB di spazio a disposizione per l'utente. Io, come vedete, ho già installato un po' di app e sono a 21,50 GB di spazio libero. Quindi lo spazio di archiviazione, 32 GB nominali, per quanto mi riguarda vanno più che bene nel 2020. In caso dovessero esaurirsi, possiamo utilizzare lo slot per la micro SD ed espandere lo spazio di archiviazione onboard in modo facile ed economico. Veniamo all'audio. Come si comporta questo tablet? Beh, diciamo subito che proprio il comparto audio è uno dei punti deboli di questo tablet. In particolare le due piccole feritoie che vi ho fatto vedere prima pompano un audio veramente basso. Proviamo a riprodurre un video da YouTube. Ecco qua, in questo momento sono in una stanza da solo, l'audio è appunto al massimo e risulta comunque estremamente basso. Per me non è un grosso problema, anche perché comunque anche se l'audio fosse con un volume superiore, la qualità è decisamente scadente. Soprattutto sono totalmente assenti i toni bassi, quindi si sentono solo un po' di toni alti, anche abbastanza gracchianti. Non è un problema, dicevo, perché io generalmente utilizzo comunque questo tipo di dispositivo con un paio di cuffiette Bluetooth, però in caso queste cuffiette non fossero disponibili, è presente sempre lo slot da 3,5 mm da questa parte, con il quale inserire un paio di cuffie tradizionali. Per quanto riguarda la connettività, io sono connesso alla mia Wi-Fi di casa in questo momento, che perché questo tablet supporta la Wi-Fi 5, quindi 802.11, anche nella specifica AC, quindi non ci sono problemi di connettività anche con gli ultimi router in circolazione. È una rete a 5 GHz, quindi completamente supportato anche l'accesso alle reti 5 GHz, per il resto c'è il Bluetooth 4.1, ma non in versione 5. Parlo rapidamente anche del comparto fotografico. Chiaramente fare foto con un tablet non è mai una grandissima idea e questo tablet non si smentisce. In particolare la cam sul retro è da 8 megapixel e permette di ottenere degli scatti che in realtà sono un pochino superiori a quanto mi aspettavo, soprattutto però in condizioni di ottima illuminazione. La cam frontale invece, eccola qua, come dicevo, posizionata sul lato lungo, va benissimo per fare delle videoconferenze non troppo impegnative, ma sicuramente non è il massimo per i selfie. La durata della batteria mi ha piacevolmente stupito, c'è una batteria a bordo da 6000 mAh, quindi un buon valore. Per la mia prova ho acceso il tablet alle 9:30 di sabato mattina, l'ho utilizzato tutto il giorno con un po' di videogiochi, la navigazione su web, YouTube, Netflix e tutte le altre app appunto che ho installato su questo tablet. Sono arrivato a sera alle 21:30, quindi alle 9:30, con ancora il 5% di batteria residua. A questo punto ho spento il tablet, l'ho ricaricato per un'ora e la batteria è tornata al 55%, quindi il caricatore in dotazione è appunto un 5W 2A, quindi un Quick Charge 1.0 di Qualcomm, che appunto permette di ricaricare il serbatoio di 50% in un'ora. Dicevo in apertura, l'uscita micro HDMI è veramente ottima perché prendiamo un cavetto compatibile su Amazon, costa pochissimi euro e ci permette di collegare questo dispositivo ad una TV e immediatamente si vede lo schermo di questo tablet con tutte le funzioni di Android su uno schermo grande. Chiaramente possiamo pensare anche di utilizzare un monitor e la cosa bella è che, proprio essendo presente una porta dedicata all'uscita video, possiamo sempre e comunque collegare anche una tastiera e un mouse tramite un cavetto USB o TG e otterremo così un piccolo computer portatile, chiaramente con tutte le limitazioni che possiamo aspettarci da un tablet Android, però avremo a disposizione una piccola postazione di computing mobile.
Il software di questo tablet mi è piaciuto moltissimo. Non appena acceso, non appena estratto dalla confezione di vendita, installati tutti gli aggiornamenti, è presente infatti Google Play con tutta la suite di applicazioni di Google, quindi stiamo parlando di Gmail, Maps, YouTube, Drive, eccetera eccetera. C'è anche Chrome, Play Store preinstallato, non c'è niente da smanettare per ottenerlo. Da qui possiamo installare tutte le nostre app, perché, cosa molto bella, non ci sono app preinstallate e magari di quelle non disinstallabili, che sono di solito delle grandissime schifezze che ci vengono forzate dai produttori. Non c'è niente di tutto questo qui, Android pulito di default, andremo poi a installarci quello che vogliamo secondo le nostre preferenze. Il sistema operativo installato a bordo è appunto Android 9 con tutte le patch aggiornate però a 5 ottobre 2019, quindi stiamo parlando di oltre un anno fa rispetto al momento in cui registro questo video. Quindi Android 9 siamo indietro rispetto a due versioni, oggi siamo appunto arrivati ad Android 11 con la criticità appunto che non ci sono patch disponibili, quindi chi acquisti questo tablet si può aspettare che magari per fortuna qualche aggiornamento per la versione 9 di Android possa ancora arrivare, però ci sono pochissime speranze che si possa passare alla versione successiva. Per quanto riguarda le varie app disponibili, io ho installato Netflix che funziona perfettamente, quindi questo è uno degli usi caso chiaramente di un tablet con questo formato di schermo. Netflix, dicevo, funziona perfettamente, però siamo limitati alla risoluzione 480p perché lo schermo appunto non supporta il Full HD 1920x1080 esposto dei profili standard e premium di Netflix. Quindi Netflix disponibile, funziona benissimo, io ho guardato un sacco di video in questi giorni, però solamente 480p. Per quanto riguarda i giochi, dunque questo tablet, come dicevamo, monta componentistica interna di fascia bassa, quindi sicuramente non è la scelta ottimale per chi intenda fare molto gaming ad altissimi livelli. Ciò premesso, come vedete, io ho installato moltissimi giochi, li ho lanciati e provati tutti in queste settimane in cui ho avuto il tablet a disposizione e devo dire che i giochi funzionano in modo dignitoso, ovvero chiaramente le differenze rispetto ad una macchina di fascia alta ci sono e si notano tutte, però in particolare tutti i giochi che vedete qui funzionano bene, soprattutto PUBG, ho giocato parecchio in queste settimane, funziona in modo più che dignitoso. Ci sono chiaramente alcuni rallentamenti nelle situazioni più concitate, soprattutto quando ci sono molti giocatori di elementi a schermo, però in linea di massima questo non preclude la giocabilità. In particolare lo posso confermare perché sono addirittura riuscito a vincere alcune partite a PUBG nonostante io non avessi nessuna esperienza con questo videogioco, quindi la giocabilità non è in alcun modo compromessa. In definitiva, dunque, come giudicare questo tablet? Beh, sicuramente si tratta di una macchina di fascia entry level, quindi non aspettiamoci miracoli. Però è attualmente in vendita a 119 euro, che mi sembra un ottimo prezzo per portarsi a casa uno strumento dedicato soprattutto a chi vuole sfogliare distrattamente il web, guardare video, accedere ai social, YouTube, le applicazioni di Google e fare magari qualche videogioco in modo non troppo impegnativo. Per questa cifra il mio giudizio è sicuramente positivo. Bene, da zanditurbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece hai comprato anche tu questo tablet fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa te ne pare, se ti è piaciuto, se ti sei trovato bene, se ti sei trovato male e tutto quello che ti salta in mente. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, internet, Android, Linux, Windows, computer, Bitcoin e tutto quello che circola attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!